Buongiorno ciurma e bentornati sull'Arcadia. Allora, oggi facciamo un controllo molto importante. Vi faccio vedere come nascono le infiltrazioni, e come diventano seriamente un problema. Se ricordate il video dove ho portato l'Arcadia al controllo infiltrazioni, se vi ricordate avevano riscontrato un punto con maggiore umidità sopra al gavone. Adesso vi porto a vederlo. In corrispettivo più o meno qui, se ve lo ricordate, dove veniva letta una mi sembra un dato intorno ai 45, sempre se non vado errato. Ora vi faccio vedere da dove nasce. Nasce da qui, vediamo se riesco a farvi vedere questo pezzettino qua. Vedete qui che c'è una specie, il sole oggi non ci aiuta, vedete che c'è un taglio, d'accordo? La siliconatura o la sigillatura non tiene più. Ve lo sto muovendo così un po' con l'ombra dovremmo riuscire a vederlo meglio. Non sta assolutamente tenendo più. Scusate che recupero lo stabilizzatore che sta facendo un giro. Che cosa succede? Succede soprattutto per questo profilo che sotto a questa parte ci sono delle viti. Ok. Scusatemi, avevo litigato con lo stabilizzatore. Dicevo, come vi ho fatto vedere in questa parte, vedete il taglio che c'è qui, ecco, forse da qua lo riusciamo a vedere bene, d'accordo? Qui che cosa succede? Comincia ad infiltrarsi acqua. Il problema qual è? Il problema è che qui sotto questa guarnizione ci sono delle viti passanti all'interno. Questa è la parte di chiusura e mi tiene la chiusura del gavone. È lo stesso principio che esiste nelle finestre, d'accordo? Allora, non tenendo più questa guarnizione che vi ho fatto vedere, cosa succede? Che quando piove l'acqua entra lì dentro, riesce a passare, dietro ci sono queste viti e piano piano comincia a infiltrarsi dentro il legno. Avete capito quanto basta veramente poco? Quindi che cosa dobbiamo fare? L'avete visto quando abbiamo sigillato la porta. Dobbiamo rimuovere la vecchia sigillatura, una volta rimossa, che non era neanche male, ma qui purtroppo è danneggiata, la rimuoviamo, puliamo, carta gommata, risigilliamo correttamente, finché ci sono tolgo anche questa vite che è il tappo, così riesco un attimino a pulire meglio. L'importante per me era farvi vedere quanto con veramente poco, un'inezia a volte volendo, un piccolo taglio, si potrebbe creare un problema fra 6 mesi, un anno, dove devo rifare un pezzo di parete del camper perché è troppo infiltrata. Perché ora, in questo caso, essendomene accorto per tempo, semplicemente il legno all'interno è un po' umido, gli darò il tempo di asciugarsi. Ma immaginatevi cosa vuol dire nell'arco di un paio di stagioni invernali, dove pian piano l'acqua continua a entrare una goccia alla volta in zuppa al legno. Vuol dire che mi trovo con una parte del genere marcia, d'accordo, che non ha più stabilità. Ecco da dove nascono le infiltrazioni stupide. Per questo, ragazzi, soprattutto nei camper della nostra fascia di prezzo, della nostra età, controllateli spesso, siete voi il miglior meccanico, sempre e in assoluto. Ora abbiamo proceduto con la prima fase, diciamo, che è la pulizia, vedete, della vecchia sigillatura, e come vedete non era messa malvagia, capito? Però il problema era proprio in questa parte qui, vedete che proprio c'è quel mezzo millimetro e da lì l'acqua cominciava ad entrare, quindi ora, se vi ricordate la procedura, finiamo di pulire, mettiamo la nostra carta gommata il centimetro sopra e posizioniamo la nuova sigillatura da mettere. Un po' alla volta. Cosa importante in questo tipo di chiusure: togliete questa parte, vedete che è fissata con una vite, la svitate e questi cappucci di solito sono divisi in due, li togliete. Perché? Perché anche in questa parte qua dovrete controllare che la sigillatura sia ancora in decenti condizioni. Vi ci porto proprio molto vicino, e adesso è già pulita, vedete. Questo serve perché è la guida, in questo caso, del gavone sotto, quindi vorrebbe dire che se io adesso apro il gavone e lo sfilo, serve per rimuoverlo. È lo stesso principio delle finestre, d'accordo? È lo stesso principio delle finestre, così vi spiego anche un attimo come funziona questa cosa qua.
In sostanza, vedete, adesso ho già mascherato, ho ben pulito tutte, diciamo, tutto il profilo. A questo punto non mi resta che dare il giro del silicone e richiudere. Niente di che. Ok, lavoro finito, vi porto a vederlo, come al solito vedete la mascheratura. Abbiamo terminato la nostra sigillatura fatta in maniera decente. Ora siamo tranquilli che per quanto riguarda questa parte non entrerà più acqua. Io personalmente ho messo anche il girettino lì dietro e anche il punto prima di avvitare la vite. Sono, diciamo, un pelo più sereno che sia meglio sigillato. So che quando, se mai lo devo andare a togliere, in questo caso preferirò svitare quella dietro se devo sfilare la copertura, perché davanti proprio gli ho dato il punto apposta in modo da sigillare meglio. Questo, ragazzi, è semplicemente per dirvi, intanto scusate mi sposto, che a volte veramente basta poco e per creare comunque un ipotetico problema dove quando ve ne accorgete è tardi. E dopo chiaramente diventano soldi e interventi un pochino più importanti. Controllate spesso il vostro camper, controllate le guarnizioni. Quando un'aggiunzione, una siliconatura non vi convince, non c'è problema, la rifate, per il costo che ha non è niente di che. Io spero come al solito di esservi stato di aiuto. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e del resto alla prossima. They say you don't gotta go home, but you can't stay here.